Buonasera, allora trailer numero 12, penso di non aver sbagliato con i numeri del trailer, sulla disuguaglianza va bene. Manuale di sopravvivenza per un liberista, è il libro che vedete qua, adesso non so se si vede bene, eccolo qua, anche se ovviamente è al contrario. Domani sarò a Bari, nelle mie terre, andrò venerdì all'Università di Bari, mi hanno invitato dei giovani studenti dell'Università di Bari, ho accettato con felicità il fatto che ci sono dei giovani universitari che possono essere interessati a vedere l'altro lato della terra, cioè quello della cultura liberale. L'indirizzo è Piazza Cesare Battisti 1, è il piano terra di Palazzo del Prete e l'aula è l'Aldo Moro. Domani sarò a Bari per presentare il libro e per raccontare agli studenti, attraverso questo bignami, quali sono i grandi pensatori del pensiero liberale. Grazie a Marzia, ha detto che sta leggendo il mio libro, mi dà del lei e fa bene. Scherzo, ovviamente, mi puoi anche dare del tu, cara Marzia. Anzi, sto leggendo il tuo libro, sono io che me lo sono sognato, il lei. Allora, che cosa vi volevo leggere oggi? Volevo leggervi una parte del libro a cui sono molto affezionato, che è nel sesto capitolo e riguarda Ayn Rand. La conoscono pochi, è una grandissima scrittrice americana, una ragazza che nasce in Russia e poi va in America all'inizio del Novecento. E il libro che qui cito è La Fonte Meravigliosa, pagina 254. È uno dei libri che forse mi ha maggiormente formato nella mia cultura liberale, oltre ai grandi classici dei liberali. Secondo me, Ayn Rand è stupenda. La pensano tutti allo stesso modo. Non è il pensiero unico, è il pensiero comodo. Ci sono dei ritagli della nostra quotidianità e della nostra banale cronaca in cui in effetti tutti la pensano allo stesso modo. E c'è da aggiungere, tanto più quei tutti sono i pochi che contano, tanto più è frequente che quei tutti la pensino allo stesso modo. Forse non ci avete capito nulla e adesso ve lo rendiamo più semplice. Tutti i nostri commentatori, ad esempio, impazziti di gioia per l'elezione di Mattarella a Presidente della Repubblica. La sua panda grigia si muove da sola perché non si vuole scrivere che è guidata da un autista. La sua residenza è sobria e piccola perché non si vuole dire che è a nostre spese. Il suo volto, quello del Presidente, è da viceré. Il colore dei suoi occhi è il celeste degli occhi controllati e controllori che può essere raccontato come un blu stinto, un blu indebolito, il gozzaniano azzurro di Stoviglia. Questo è quello che scrive Francesco Merlo riguardo all'elezione del Presidente della Repubblica e al blu degli occhi del Presidente della Repubblica. In un'orgia simile di complimenti ci raccontarono anche Mario Monti, le sue manovre, il suo europeismo, la sua capacità di creare dal nulla un partito di ottimi. Finalmente il suo partito è diventato il partito di Monti, nel senso che vi appartiene solo lui. Ecco, nella nostra letteratura di serie B, che bisogno c'è di citare Gozzano per compiacere il potere? Funziona un meccanismo di totale accondiscendenza al pensiero comodo, che poi è il pensiero unico. È comodo pensare che Mattarella sia sobrio, è comodo pensare che la famiglia Riva si sia meritata l'esproprio dell'Ilva. È comodo pensare che solo a causa dell'evasione i nostri conti pubblici vadano male. È comodo pensare che l'Occidente abbia delle colpe coloniali per le quali è sotto attacco dal fondamentalismo islamico. E potremmo continuare all'infinito. Ayn Rand, sì, andiamo a scomodare proprio la vecchia signora di Fountainhead, ci ha raccontato con i suoi eroi che la libertà e la sua conquista non sono comode. È una battaglia continua contro l'onda del conformismo. La sigla. E andiamo avanti sulla descrizione di questa grandissima scrittrice americana, anche se di origine russa. Allora, no, non mi sono dimagrito, sono oggi forse con la barba non fatta, Isabella. No, Erna, domani l'incontro non è solo per gli studenti, è aperto a tutti, chiunque sia a Bari. Domani può venire quindi alle 16
a trovarci nell'aula Aldo Moro. Vi invito tutti quanti a venire perché La disuguaglianza fa bene non è un libro, diciamo, difficile, è un libro molto semplice, ma è molto difficile conoscerlo, cioè è molto difficile leggerlo perché si deve superare, come possiamo dire, appunto, bisogna avere un pensiero scomodo, cioè quello di dire proviamo a leggere un libro che ha un titolo così controintuitivo. E quindi, insomma, se io invito soltanto anche i più scettici a darsi una letta a questo libro, forse meglio di quanto possa raccontarlo io, perché sono riuscito a scriverlo meglio che a raccontarlo. E quindi grazie a Francesco Daddario che ci sarà, non aspettavo altro addirittura, sono molto felice che Francesco sia con noi. Ho detto ai ragazzi, cerchiamo di non fare una cosa pomposa, istituzionale, facciamo una cosa semplice. Mi sarebbe piaciuto e mi piacerà molto rispondere alle domande degli studenti, se ci saranno. E quindi do appuntamento a tutti quanti voi, pugliesi, ma soprattutto baresi. La Puglia è una cosa pazzesca, la conosco bene, sono 450 km, quindi dal sud al nord della Puglia è praticamente un viaggio, quindi insomma diciamo che i baresi che hanno voglia domani potranno esserci dalle 16 in poi, l'ingresso è libero anche se è all'università. L'altro appuntamento che faccio lo farò sabato, mi sembra alle 19, e lo farò ad Andria, che è la città da cui è origine la mia famiglia, e quindi per me sarà un ritorno a casa, e quindi c'è una 2 giorni pugliese, venerdì a Bari, sabato ad Andria, non ve lo perdete. La disuguaglianza fa bene, quindi arriva in Puglia e spero che tanti di voi partecipino domani alla riunione che faremo all'università. Bene, il suo volto e la sua espressione fa venire meglio di grattarsi e toccare il ferro, il classico peperone rosso. Andiamo bene. Claudio Devi, buonasera Nicola, aspetto risposta sul PIL, il libro io lo sto leggendo, e poi François dice che ci prenderemo l'olio di casa mia, e quello sicuramente stanno raccogliendo le olive, fra poco ci sarà. Va bene, vi saluto tutti quanti, vi do appuntamento domani per la zuppa di porro, non può mancare, e poi Isabella dice che è alla Mondadori, no, domani non è alla Mondadori, ma è all'università. Sì, Betta, arrivo domani in Puglia. Va bene, in Veneto verrò, Elisa, figurati, mi sembra che sto organizzando una cosa a Verona, però insomma, tra Matrix e il giornale devo anche un po' pensare al lavoro, diciamo, un po' più tradizionale, oltre a quello del libro. Un saluto a tutti quanti, vi do appuntamento a domani. Ciao.